Oramai la serie dedicata al nostro nano preferito è giunta al termine e direi che era anche l'ora, dopo 6 mesi che la sto portando, che ne dite? La domanda che la maggior parte di voi si pone adesso forse è la seguente: e dopo l'uomo, quale sarà la serie che prenderà il suo posto come serie principale di G nel canale? Bene, la risposta l'avrete in questo video. O quasi. Perché no, non sarò io a scegliere la serie, ma sarete voi a sceglierla fra non due, non tre, ma ben 6 videogame che da tempo volevo portare sul canale e che vi elencherò in questo video. Sì, lo so che ognuno dovrebbe seguire un certo canale non per il contenuto, ma per chi vi è dietro e per chi fa i video, quindi per lo youtuber in sé per sé. Ma volevo comunque lasciare a voi questa scelta in modo da sapere e avere un'idea di quello che volete che vi porti e quello che non volete, ovviamente, sopprimendo in questo modo anche i miei dubbi. Buongiorno ragazzi e ragazze e benvenuti in questo nuovo video che volevo fare da non so quanto fottuto tempo. Un modo un po' più diretto per parlare del futuro del canale con voi. Ciancio alle bande, quali sono le serie candidate per sostituire l'uomo? Parto subito vuol dire che io le serie che vi voglio portare e che porto sul canale le distingo in due diverse categorie: le long story, che sono praticamente le serie con una storia o un gameplay lungo, quindi parzialmente lungo, e dall'altra parte ci sono le short story come l'uomo, quindi 9 episodi e finita lì. Cioè le serie, i videogame più corti, se no non si chiamerebbero short, che ne dite? Come vi dicevo, l'uomo rientra nelle short story perché è un videogame corto abbastanza, a differenza invece della Insane Trilogy di Crash Bandicoot, perché di quella lì, madonna, sono 3 videogame, siamo alla fine del primo e abbiamo fatto 10 episodi, cioè volete mettere con l'uomo 9 episodi è già finito. Concentriamoci quindi sull'uomo, una short story che ha avuto un inizio e un finale semplice ma giusto. Le serie che potrebbero prendere il suo posto sono: dalla parte delle long story abbiamo numero 1 Terraria, un sandbox di azione e avventura ambientato in un mondo generato in maniera casuale, dove i principali nostri pensieri saranno l'esplorazione, la costruzione di edifici e soprattutto la sopravvivenza. E voi direte: ma come Minecraft in 2D? No! Parliamo del fatto che in Terraria il mondo è delimitato dall'oceano, un po' come se fossimo su un'isola, il che non è un difetto, ma un pregio, in quanto i biomi in questo videogame risultano più unici che rari, si possono pure espandere artificialmente, cosa che in Minecraft non si può fare perché non ce n'è bisogno. Un altro pregio è che in Minecraft dopo un po' risulta ripetitivo, monotono, mentre Terraria no. Perché anche se è più limitato, ci sono molte più cose che in Minecraft. Solo per dirvi dei numeri, 348 nemici dei quali 18 boss, 14 sgherri dei boss, eventi con più di 100 nemici e 14 boss unici, più di 20 tipi di minerali. Mi fermo qui. Numero 2, Rayman Origins. Spero che tutti voi conosciate Rayman. Ecco, questo è il 4° videogame della serie su questo personaggio. E parto da questo perché fra di loro la connessione è poca o nulla. Un videogame platform basato sull'avventura di questo omino senza braccia e gambe che deve salvare degli esserini chiamati Teens, rinchiusi in delle gabbie fra i vari livelli. Con una marea di boss e personaggi da sbloccare e poter poi utilizzare, sono certo che questo videogame mi farà sia ridere, e spero anche voi ovviamente, che imprecare allo stesso tempo. L'unica pecca è che è in inglese, ma questo importa poco o nulla, dato che i dialoghi nel videogame non sono all'ordine del giorno. Successivamente a questo vorrei anche portare il sequel, Rayman Legends, ma ovviamente solo se sceglierete Origins come successore di l'uomo. Numero 3, The Last of Us. E qui metto le mani avanti.
The Last of Us è un videogame di azione ed avventura dalla trama molto allegra. Ambientato in Nord America nel 2033 in uno scenario post-apocalittico dove 20 anni prima la popolazione ha iniziato a venire infettata da uno strano fungo chiamato una Cordyceps. Cos'è sta parola, Dio mio? Cordyceps, che ha reso tutti dei mostri sanguinari, privi di senno e della ragione. Ovviamente io mi dovrò far strada fra queste creature orripilanti e molto accoglienti. L'ho solamente provato 2 secondi insieme a mio fratello, ovvero il cameraman, e mi ha inquietato abbastanza. E adesso passiamo alle short story, che io sinceramente preferisco come sostitute di Lumo, perché comunque Lumo è una short story. Se mi scegliete una long story, portare 2 long story contemporaneamente è un po' come chiedermi di strapparmi un rene. Però io lascio la libera scelta a voi, vediamo se mi volete bene. No, eh? Numero 1, Little Big Planet 3. Ho deciso di mettere questo videogame nell'elenco perché, anche se un po' vecchiotto, mi è parecchio piaciuto per quel poco che era durato. Little Big Planet 3 è un sequel che non ha strette relazioni con i precedenti, quindi è anche più facile rapportarvi direttamente. È un videogame platform basato sull'avventura di alcuni personaggi di pezza, un tantino particolari, con caratteristiche specifiche che non vi starò ad elencare per evitare spoiler o simili. Possono saltare, spostare e afferrare oggetti. Inoltre, durante la storia è possibile raccogliere dei premi, diciamo, chiamati bolle premio, contenenti adesivi, oggetti, vestiti e musiche che potranno essere inseriti e utilizzati nei vari livelli. Ho già giocato questo gioco, ma in un passato molto prossimo, per cui è già tanto se mi ricordo come si chiama. E mi farebbe piacere rigiocarlo e portarvelo finalmente anche qui sul canale. Forse verrà scelto da pochi, ma vi assicuro che è un videogame molto carino e scorrevole. Numero 2, Portal. Portal, signori! Se c'è qualcosa che ho amato alla follia è stato giocare a questo videogame. Portal è un rompicapo assurdo nel quale il personaggio principale possiede uno strumento chiamato Portal Gun, che è in grado di collegare dei portali collegati tra di loro. Ovviamente è una storia di sottofondo molto bella ed intrigante. La saga di Portal è costituita da 2 videogame, Portal e Portal 2, ma dei geni hanno deciso di creare anche una mod basata sulle caratteristiche del secondo videogame, che alcuni chiamano Portal 3, o meglio Portal 0, in quanto si svolge prima del fottuto Portal classico, che sarebbe il primo. Il vero nome di questa mod è Portal Stories Mel, e ho intenzione di portare anche questa assieme agli altri 2 videogame. Se sceglierete Portal, l'ordine con i quali vi porterò i 3 videogame sarà questo. Prima, Portal 1, per capire un po' com'è la storia, un po' un'introduzione a quello che è Portal. Portal Stories Mel, che ve lo lascio qua sopra, qua sopra. Portal Stories Mel, appunto, dicevo che è un po' per capire come siamo arrivati a questo, ecco. E poi vi porterò Portal 2, il vero finale di Portal, e che è gioco bello. Fine. Numero 3, Aoni. Ed eccoci qua con l'ultimo videogame di questo elenco, anzi gli ultimi 2, perché vi è anche il sequel, quindi Niraoni. Parto col dire che non sarò solo a portarveli, ma con me ci sarà anche Steve, che avete potuto già conoscere da Viscera Clean Up e da Younger Games sui meme. Aoni significa letteralmente demone blu ed è un gioco di ruolo, quindi un GDR d'avventura a tema horror, dove noi impersoneremo questo ragazzo, il cui vero nome è Yoshi, che dovrà fuggire da questo bell'uomo. Il sequel, ovvero Niraoni, significa invece demone nero. E in seguito a un paio di eventi sconosciuti, anche al sottoscritto, il demone avrà subito dei cambiamenti, e anche il luogo, e anche lo stesso gioco, seppur sottili. Bene, questo è quanto, ragazzi. Avete tempo per votare la vostra preferita fra queste serie che vi ho elencato fino all'uscita del mio prossimo video, che dovrebbe essere, se questo video esce venerdì, martedì prossimo o quello dopo, non lo so, vabbè. Fino a che non esce un altro video targato / Che cazzo sta succedendo? Aiuto! Ci stanno tracciando, stacca! Questo è quello che succede quando un mio amico mi chiama mentre sto registrando col telefono. Già. Comunque, dicevo prima che qualcuno mi staccasse di tutto e di più.
chiamandomi. Avete tempo fino all'uscita del mio prossimo video per votare. Però per votare, vi metto anche il sondaggio qua sopra se riesco, però vabbè, è più semplice se fate così. Scrivete il nome della serie che volete sotto nei commenti. Fino al prossimo video io le conto tutte e chi vince vince. E vi state chiedendo, ma in caso di parità cosa fai, eh? In caso di parità, ovviamente, se c'è una lotta fra una long story e una short story, scelgo la short, perché vi ho già detto che è più ideale in quanto a sostituire l'uno. Oppure nel caso fossero due short story o due long story, do un voto anche io a quella che, insomma, mi piacerebbe di più portarvi prima e faccio scegliere a voi, perché come dice il grande Yotobi, gli iscritti sono il telecomando del futuro. Che bella frase, Nacker, guarda come te le rubo, cazzo. Alla prossima, buaioli, per oggi è tutto e non vedo l'ora di vedere quale cavolo di serie sceglierete per il futuro di questo canale. Alla prossima!